viene di conseguenza la richiesta di partecipare ai tavoli, perché noi sappiamo che se non sei a un tavolo è come se non esistessi. Per cui portare avanti le istanze di una professione che ha più di 400.000 unità in Italia significa andare dove è possibile dare voce alle persone, alle categorie professionali, a una categoria che è antichissima. Noi abbiamo l'albo professionale dal 54, cioè non è da oggi, e quindi l'albo significa ordine, significa avere un corpo di conoscenze specifiche che non sono di altri, per cui è giusto che finalmente ci si incontri senza la bandiera sindacale, che è divisiva più che altro, ma dobbiamo essere veramente uniti, perché le istanze del riconoscimento professionale e di conseguenza il riconoscimento economico deve esserci. Non è più il tempo di tenere questa categoria giù. Noi dobbiamo essere, dicevo prima, come i cugini europei, che vengono considerati, vengono per le competenze che hanno e non per il nome che può sembrare, non lo so, però per le competenze che esprimono e per quanto danno al sistema sanitario nazionale. Noi siamo gli specialisti della cura, specialisti, nessun altro ha le teorie di riferimento per impostare la cura personalizzata, l'assistenza, per cui chi più di noi, e ci siamo detti, se non ora quando?